Mister, una grande vittoria, una grande reazione dopo le tre sconfitte consecutive e dopo il gol subito a inizio partita, quasi a freddo. Una partita da squadra, che questa è la cosa principale. Poi il risultato oggi ci ha premiato, nelle ultime tre partite era avvenuto l'esatto contrario, però oggi ci eravamo detti di ritrovare l'atteggiamento che ha caratterizzato il Porto d'Ascoli da tanto tempo a questa parte, un atteggiamento che mercoledì avevamo perso ed era l'aspetto prioritario. E poi ci siamo complicati la vita per l'ennesima volta dopo pochi minuti. Il rischio era quello di andare fuori dalla partita, di perdere lucidità, di innervosirci. Siamo stati bravi a soffrire nei minuti successivi al gol subito, a non disunirci, e lì abbiamo avuto la forza di ritrovare la nostra identità, il nostro carattere e di conseguenza anche la nostra qualità, che però non può prescindere dai primi due concetti. E quindi una partita di squadra è diventata una vittoria di squadra. E chiaramente un risultato pesante, ottenuto contro una diretta concorrente in uno scontro diretto, che rimette a posto anche proprio lo scontro diretto con il Monte Giorgio, però vedendo anche altri risultati la quota salvezza credo che sia alta e quindi sappiamo che noi dobbiamo pedalare forte. Tatticamente, all'inizio della partita abbiamo visto Spagna giocare più esterno, mentre Napolano centrale. Poi invece quando a volte Napolano andava sull'esterno, riusciva a saltare l'uomo, ha creato parecchi pericoli. Quando giochiamo con Napolano e Spagna insieme sono due giocatori complementari che possono anche in un 4-3-3 occupare quelle zone di campo in base alle esigenze del momento. Serviva inizialmente un giocatore che attaccasse più a profondità, come Stefano, e poi Giordano. Nel momento in cui è riuscito a trovare le posizioni giuste, sia da punta centrale che poi da esterno e che poi da sottopunta, la squadra è riuscita a ritrovare quella sua qualità tecnica, dalla quale non può prescindere. E poi con i ragazzi che sono entrati dalla panchina abbiamo avuto la forza e il carattere di prima pareggiarla e poi andarla a vincere. Ecco, anche il direttore sportivo del Monte Giorgio ci ha detto che la quota salvezza è intorno ai 44 punti. Dietro vediamo che ci sono squadre che continuano a Sì, correre come il Castelfidardo. Quindi anche lei è d'accordo, insomma, con questa quota. è un campionato dove non molla nessuno, è un campionato dove giustamente le squadre, anche in questa settimana, ho visto rinforzarsi con giocatori acquistati, chiaramente la posta in palio è alta per tutte e credo che a parte l'Arcanatese che oggi ha fatto un risultato chiaramente Ammazza pesante, campionato, sì. esatto, e tutto il resto siano tutte squadre che stanno giocando non per un solo obiettivo, perché poi la classifica dice che la distanza tra play-out e play-off è minima a questo punto della stagione, dove di solito le classifiche sono più delineate e quindi noi dobbiamo solo fare punti e pedalare forte. Grazie, mister. A voi.